Sant'Agata dei Goti. L'attesa è svanita. Bill de Blasio, primo cittadino di New York, è giunto in Italia. Sposato dal 1994 con la poetessa afroamericana Sherilyn McRae, attivista per i diritti degli omosessuali, nato a Manhattan, discendente da nonni materni italiani, Giovanni de Blasio di Sant'Agata dei Goti e Anna Briganti della provincia di Matera, è in Italia in visita alla terra dei suoi avi. E proprio oggi, mercoledì 23 luglio, è in visita a Sant'Agata dei Goti. Dopo il passaggio in Farnesina con il ministro degli esteri Federica Mogherini, che ha dichiarato che con l'Italia condividiamo la battaglia per la crescita e l'Italia, è un esempio di leadership dell'Unione Europea su questo fronte per il lavoro che sta compiendo contro l'austerità. È stato oggi accolto dalla popolazione di Sant'Agata dei Goti. La cittadinanza si è munita di striscioni, decorazioni, aree attrezzate, bandierine, è in festa. Una grande ressa ad accoglierlo, nonché una Sant'Agata molto blindata, circa 300 gli agenti che hanno accompagnato questa visita storica del primo cittadino di New York. È una squadra di giovani al lavoro, giovani amanti della propria realtà, del senso civico e delle proprie origini mai negate. La visita è iniziata con il corteo presso il ponte e a seguire poi la visita ai monumenti storici della città, una breve sosta al comune, al santuario di San Menna, per poi giungere alla piazza Tiziano della Ratta, dove qui è stata proclamata la cittadinanza onoraria del carissimo concittadino Bill de Blasio, orgoglio della popolazione sant'agatese e orgoglio dell'America, primo cittadino di New York. Signore e signori, la città di Sant'Agata dei Goti da un caloroso benvenuto a casa a Sherilyn Chiara Dante, nuovo sindaco di New York City. Buongiorno, salve, siamo in visita qui a Sant'Agata dei Goti per l'arrivo ufficiale di Bill de Blasio, originario del centro caudino, mediante suo nonno Giovanni de Blasio. Come vedete la cittadinanza è in fermento, ma chiediamo ad ogni singolo come ha accolto l'arrivo del protagonista. Signora, dica. Una dichiarazione. Allora, come sta accogliendo questa visita ufficiale del vostro concittadino, quindi il vostro... Con grande gioia, con entusiasmo, in verità non vediamo l'ora di vederlo. Vero, è già arrivato ed è in visita al centro storico. No, ancora non è entrato al centro storico, ma sta arrivando al momento. Lei ha conosciuto suo nonno, Giovanni Briganti, Giovanni no, De Blasio, guardi, se le vuol sapere e la moglie Anna Briganti. Vuol sapere, mio marito, un medico, è stato il medico del nonno, insomma, il medico di base, adesso diciamo di base, il medico curante. Ah, ecco, quindi una chicca. E per loro poi si sono trasferiti negli Stati Uniti. Sì, sì, sì. Il padre di questo De Blasio è nato praticamente un americano, però è sempre venuto, sempre molto attaccato al suo paese dei nonni materni. Insomma. E oggi testimonia appunto la visita qui nel centro caudino, un grande motivo di orgoglio per voi. Senz'altro, senz'altro. È una persona importante, poi l'America, rappresenta l'America, i nostri alleati. Siamo veramente felici. Grazie.
Come vi state preparando voi commercianti alla visita ufficiale del primo cittadino di New York? Benissimo, benissimo, con tanto entusiasmo e contenti, contenti, molto contenti. Ha notato un aumento del flusso turistico? Certamente sì, sì, parecchio, e siamo soddisfatti per questo e onorati. Conosceva suo nonno Giovanni De Blasio? Mia mamma era una vicina di casa con il nonno del sindaco di New York. Esatto, ha già sentito se ha avuto modo di apprezzare Sant'Agata, Bill? Lui no, per il momento no, perché c'è troppo movimento. Vedremo insomma nelle prossime ore. Vedremo nelle prossime ore, sì. Per il momento è in visita al centro storico. Per il momento è in visita al centro storico, con la speranza che resti un poco. Signori, buongiorno, emozionati per questa visita? Oh, già immensi, già immensi. Noi portiamo di fronte alla zia, alla sua zia, la famiglia più stretta di lui, è bravissima. Si vede già del sorriso della famiglia. Ci fa molto piacere perché è sempre un concittadino di Sant'Agata dei Goti. Ci fa molto, molto piacere di averlo tra noi con il suo sorriso e con la sua famiglia. Orgoglio insomma estremo, immenso, sì, una gioia immensa di averla, già solo la sua presenza ci fa sentire gioire, sì, bravo. Aspettando tutta questa cittadinanza che aspetta Billy De Blasio con tanto amore e con tanta... Conoscevate quindi suo nonno Giovanni De Blasio? Sì, come? Sì, sì, molta. La nonna, zie, cugini che ancora stanno qua a Sant'Agata. Sono ancora qua, quindi alcuni parenti. Sì, 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 stanno ancora qua. Credo posso sentire, lo vedevo un pochino perché siamo vicini. Qualche cosa in segreto, però si vede. È giusto l'intimità della famiglia. Sì, sì, a rispettare. Delegazione dei sindaci della Valle Caudina presente oggi ad accogliere Bill De Blasio qui a Sant'Agata. Abbiamo qui il sindaco della città di Airola. Sindaco, buongiorno. Una presenza rilevante oggi qui che entrerà nella storia. Una presenza molto bella, innanzitutto vedere una famiglia che viene qua a Sant'Agata nella propria origine. Io sono rimasto veramente contento perché, come tutti quanti sanno, sono stato a marzo a New York, dove lui mi ha accolto nel suo grande comune, e quindi è stato per me una doppia emozione, e quindi credo che questo sia il rapporto che si deve continuare a portare avanti. Quindi bene ha fatto il sindaco di New York a venire nella sua terra di origine, bene ha fatto insomma a continuare questo rapporto. Io credo che fra il Sannio e New York c'è veramente tanto da fare. Io credo che ad ottobre saremo là ad esporre i nostri prodotti tipici del Sannio, insieme che lui ha messo già a disposizione una stanza alla 39esima strada, quindi a fianco alla Grande Mela, e allora io credo che saremo là a rappresentare Benevento, a rappresentare il Sannio, ma soprattutto a rappresentare gli artigiani e i produttori delle nostre terre. Allora può nascere qualcosa di importante, e su questo dobbiamo continuare, le istituzioni, i cittadini, gli imprenditori, gli artigiani. Carmine Valentino ha fatto tantissimo per questa organizzazione, quindi gli faccio il mio applauso per la non facile organizzazione, per una ricezione di tantissima gente, un popolo che vuol bene al Bill De Blasio, l'ha dimostrato durante le elezioni. Quindi complimenti alla città di Sant'Agata, complimenti soprattutto a Bill De Blasio e alla sua famiglia. Siamo in compagnia del sindaco Carmine Valentino di Sant'Agata dei Goti. Sindaco, una pagina importante quella di oggi per Sant'Agata dei Goti. Momento di grande festa, la città non ha deluso le aspettative, sicuramente un affetto dimostrato con una grossa presenza di cittadini, di tante istituzioni che ringrazio tutti, un'attività anche di coordinamento tra le istituzioni, le forze dell'ordine, le forze di polizia, i volontari, la polizia municipale, che ha dovuto contenere una folla enorme, un'attenzione mediatica notevole per la nostra città, per il nostro Sannio, per la nostra regione. Bill De Blasio ha dato un giusto riconoscimento, ritengo, alle sue terre di origini e alla sua famiglia. È un momento importante sicuramente per la nostra città, da un punto di vista non solo istituzionale, ma consentitemi anche da un punto di vista umano. E si va ad aggiungere ai tanti successi che già la città riscuote di per sé.
ma certamente negli ultimi anni l'attenzione mediatica rivolta a Sant'Agata dei Goti, tanti riconoscimenti sono frutti anche di un'attività attenta di interlocuzioni, di raccordo istituzionale nei vari livelli che ci ha consentito di dare sempre più centralità ad un territorio, ad una città, Sant'Agata dei Goti, che con le sue bellezze, con la sua storia, con la cultura sicuramente va conosciuta nel mondo, apprezzata e diventare sempre di più meta di un turismo di qualità che possa rappresentare in termini anche a livello regionale un punto di riferimento e di integrazione con le aree costiere.